Hola bandidos, ciao a tutti i pistoleri e benvenuti in questo nuovissimo video di Red Dead Redemption 2. E come avete letto dal titolo, andremo a parlare di un mistero situato a Manzanita Post. Quest'oggi parleremo di un macabro ed inquietante mistero: l'assassinio di una coppia norvegese, nel semplice accampamento di Manzanita Post. Quando entriamo, gli abitanti del posto sembrano gentili ed ospitali, ma alla fine di questo video cambierete sicuramente idea. I primi indizi sono situati in questa casa apparentemente innocua. Questo è il punto esatto della mappa. Entriamo ed oltre la porta ci sono due signori che ci ospitano dentro la loro dimora. Il primo indizio si trova dentro il camino della casa ed è una pagina di diario in norvegese. Ma appena prendete questo foglietto, questi ultimi si spaventano e scappano. Il secondo indizio invece si trova sotto un asse di legno ed indica una foto che ritrae una coppia norvegese, un marito, una moglie ed il loro figlio neonato. E se andiamo a vedere il retro della foto sta scritto Uren, cioè impuro in italiano. Una volta aver trovato questi importantissimi indizi, bisogna frugare nel corpo di questo sconosciuto, che si trova pure lui nel villaggio. E frugando troveremo un semplice olio di serpente e la cosa più importante che è un ritaglio di giornale norvegese. Ricapitolando ragazzi, il ritaglio giornale norvegese si trovano queste contestuali parole. Stoppate il video se è necessario. Invece, nella pagina di diario in norvegese è scritta dal killer e scrive di come si sente in colpa e dice: "Vivere con questa colpa non vale la pena di vivere tutto questo. Non riesco a dormire la notte per i suoni delle loro urla. Le urla di questa ragazza, sentite bene." Il motivo dell'omicidio sarebbe probabilmente legato al razzismo, visto che l'uomo assassinato è originario del Nord Africa ed il popolo norvegese di Manzanita Post non fosse d'accordo con la mescolanza etnica e a causa di ciò la famiglia fu assassinata. E da come abbiamo letto, il killer vive a Manzanita e si sente in colpa per l'omicidio. Fatemi sapere cosa pensate su tutto ciò e lasciate un commento. Detto questo, se il video vi è piaciuto, io vi invito a lasciare like e a condividere e attivare la campanellina presente vicino al tasto iscriviti e magari far iscrivere i vostri amici amanti di RDR2 per non perdervi contenuti esclusivi sul mio canale. E noi ci sentiamo nel prossimo video.